Ciao a tutti, benvenuti nello spazio Fatti a Fette dei figli di Omar. Oggi abbiamo con noi ospite Davide Peron, cantautore vicentino di successo, che ha già alle spalle una discreta carriera e che ora ci lancerà anche tra un po' il suo nuovo singolo. Davide, come ti sei avvicinato al mondo della musica? È stato un amore a prima vista oppure sei arrivato col tempo? La musica ha sempre fatto parte della mia vita. Io mi sono avvicinato già alle elementari, mi ricordo la mia maestra dell'elementare che mi ha fatto avvicinare con il flauto, pensa te, e da lì poi ho iniziato a studiare pianoforte, conservatorio e poi sono passato alla chitarra, con cui adesso ho un amore infinito. Una passione vera e propria. Una passione vera e propria. Senti, è difficile emergere nel mondo della musica, ci sono tanti che fanno musica, magari anche tanti che la fanno bene, però poi non diventano famosi, non che sia indispensabile diventare famosi, però insomma è difficile emergere. È difficile emergere anche perché in questo mondo fatto tutto di apparenza, tante volte conta quasi più essere belli che bravi, quindi è particolarmente difficile. La mia musica è musica d'autore, quindi si tenta di dire che fa parte di una nicchia, di una piccola parte di pubblico, quando in realtà secondo me c'è bisogno di riportarla a tutta la gente, perché è la musica. Questo è un tema molto interessante, infatti la prossima domanda che ti volevo fare è: quanto conta il talento per emergere? Non è l'unica dote di cui uno deve trovarsi in possesso, ci sono anche tante altre cose. È vero, non è l'unica cosa, però è importantissima. E ci sono tantissime persone che stanno facendo bene questo mestiere e meriterebbero molto di più da parte dei media, da parte delle discografiche, da parte dei produttori e di tutto il mercato che, di cui fa parte insomma la musica. Arte, ma anche soprattutto business. Arte e soprattutto business, purtroppo. Senti, una cosa importante, visto anche il target del nostro programma, cosa consiglieresti ai più giovani che volessero poi approcciarsi in modo magari anche più professionale a questa arte? È un lavoro, quindi c'è bisogno di tanto tempo, di tanta fatica e di tanto studio. Se si continua a spingere, prima o poi da qualche parte si arriva. Quindi ci vuole assolutamente determinazione. Sì. Sì. Senti, i temi delle tue canzoni quali sono? Qual è il filone che tu segui? Canto un po' di tutto, tento di mettere la vita nelle mie canzoni, quindi parlo un po' di qualsiasi tema capiti nella vita quotidiana. In questo periodo qua sta uscendo adesso il singolo e soprattutto con la canzone La Pallottola, che è stata scelta da Libera Veneto, parlo dell'antimafia, un tema attualissimo, quindi anche in questo senso insomma. L'impegno nelle canzoni è una delle caratteristiche fondamentali del tuo modo di fare musica. Ne traggo alimento. Grazie Davide allora di aver partecipato, mi raccomando andate tutti a comprare il nuovo disco di Davide Peron, che è stato con noi ospite a Fatti a Fette dei figli di Omar. Ciao. Grazie a tutti e grazie dell'ospitalità.